Buongiorno a tutti amici, per l'unboxing di quest'oggi vi presento questo. Se vi state chiedendo cos'è, beh, apriamolo subito e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Apriamo. Eccolo qua, Amazfit GTS 4 Mini. Sicuramente non l'ultimissimo ritrovato di casa Amazfit, ma uno smartwatch assolutamente pratico, leggero, ben fatto, proprio avere la scocca in alluminio, 120 attività sportive, un display AMOLED da 1,65 pollici, capacità di poter fare da carta del frequenzimetro, rilevare l'ossigenazione del sangue, quindi diciamo che le feature sono quelle già viste, però si presuppone che lo faccia bene e che, aspetto da non trascurare, in economicità, nel senso che siamo nell'ordine delle 85-90 euro. Diciamo che comprato su Amazon in questo momento viene sulle 85 euro. Per chi si stia chiedendo come mai un altro smartwatch, beh, questo vi rimando al prossimo video. Ma procediamo ora a scartarla, vediamo un attimino cosa ci riserva questo Amazfit GTS 4 Mini. Ok, packaging diciamo basilare, essenziale, ben fatto, riuscissimo anche a far meno di litigarci. Ok, vediamo un po', eccolo qua. Il packaging risulta economico, ha un morbido rivestimento di gomma che lo tiene più che protetto, è economico ma direi che è molto 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 curato, molto curato, leggerissimo, meno di 20 grammi, scocca in alluminio, volevo mettere a favore di camera, logo sul pulsantino che praticamente utilizzeremo per fare tutta la navigazione all'interno dello smartwatch, sensori biometrici e ovviamente i due poli per andare a caricarlo magneticamente. Il cinturino è un buon cinturino di gomma siliconica, diciamo che sembra molto ben fatto e insomma sì, diciamo che già al primo impatto ci piace. Eccolo qua, un orologino assolutamente, io dico da donna, poi in realtà va bene un po' per tutti. Ansa da 22, ovviamente sgancio rapido in modo tale che si può personalizzare il cinturino a proprio piacimento. Vediamo un attimino come si comporta e cosa ci riserva. All'interno della scatola e della confezione abbiamo, come dicevo, lo smartwatch e troviamo ovviamente quello che è il cavetto di ricarica magnetico. Qui ricarica magnetica, anch'esso abbastanza economico nella fattura, ma sicuramente utile e ben studiato. Vedete che l'aggancio è ben saldo, quindi anche pensando di doverlo appoggiare un pochino al volo, direi che la presa è assicurata. E basta, nella confezione più che essenziale, dicevo, il librettino con le varie indicazioni, garanzie, soluzioni ai problemi, quant'altro, molto basico ma direi abbastanza funzionale. E adesso procediamo a vedere un attimino come si comporta questo Amazfit GTS 4 Mini. Ok, vediamo. Bene, come dicevo, procediamo con l'installazione dell'applicazione, il pairing e sostanzialmente l'impostazione dello smartwatch. Smartwatch che purtroppo è un po' scarico, quindi allora io adesso andrò ad attaccarlo. Come dicevo, si aggancia molto molto bene, molto preciso. Ecco qui, scusate se ho la presa abbastanza lontano. Ok, andiamo ad impostare quello che è l'italiano. Un display molto reattivo, molto reattivo. Okay. Quindi non dobbiamo fare altro che attivare la fotocamera, QR code. Che si rimanda al pastore. Ok, allora sta scaricando l'applicazione, come potete vedere, l'applicazione, il contatto, quindi allora
andiamo a impostare tutto quello che serve. Procediamo con l'impostazione della password. Bene, una volta impostato, diciamo, l'applicazione, vedete che vi dà un'idea di base di quelle che sono le funzionalità, scorrendo, facendo uno swipe sul display e, diciamo, dandovi un'idea, una carrellata di quello che sono le possibilità. In questo caso vediamo che ci sono già degli aggiornamenti e quant'altro, provvederemo a farlo. Adesso non possiamo farlo perché, come ci segna, diciamo, un'applicazione ci dice che abbiamo solo il 12% di batteria, dovremmo avere almeno il 30% per effettuare le eventuali operazioni di aggiornamento software. Ma non preoccupatevi, perché anche in questo caso l'applicazione è fatta molto bene e pensa tutto a lei. Tornando a quello che vi stavamo un pochino facendo vedere, l'applicazione è questa. È un'applicazione completa, è la classica ZAP che tutti conosciamo. È impostabile, possiamo impostare tutto ciò che riguarda il nostro profilo, i nostri obiettivi e tutto ciò che, insomma, fa parte di quelle che sono le impostazioni per il buon funzionamento di questo smartwatch. Quindi l'altezza, il peso, tutti i dati, diciamo, personali che poi servono e concorrono a darci le informazioni più precise possibili. In questo caso potete vedere che l'Amazfit GTS 4 Mini risulta in ricarica e in effetti è collegato alla presa di corrente, quindi è veramente un'applicazione ben fatta. Cosa cambia da quelli che sono gli smartwatch diciamo economici? Si trovano smartwatch da 30, 40, 50 euro. Il più delle volte, ok, la qualità costruttiva, ma quella che fa la differenza è l'applicazione. Infatti lo sviluppo software è quello che in effetti da poi fa poi la differenza in questi smartwatch. Qui ritroviamo né più né meno la schermata dell'orologio, che poi sarà la nostra, quindi tutto ciò che troveremo come dati e quant'altro è già qui. Qui troviamo una carrellata di quadranti, ce ne sono veramente parecchi e praticamente quasi tutti gratis. C'è neanche qualcuno a pagamento, però c'è solo da sbizzarrirsi. Diciamo che cose particolari e cose eclatanti, come dicevo prima, non ce ne sono, però abbiamo la possibilità, per esempio, di impostare su una pagina iniziale quelle che sono le applicazioni che preferiamo. Possiamo andare un attimino ad avere sotto mano tutti i dati e tutto quello che ci può interessare sotto il profilo, diciamo, di quelli che sono i dati biometrici e tutto ciò che viene rilevato dallo smartwatch, e parla perfettamente con l'applicazione. Quindi devo dire che dà veramente soddisfazione. A colpo d'occhio avete visto questo esagono è un indicatore, si chiama PAI, e dà l'indicazione di lo stato di salute, diciamo, di tutto quello che oggi o quotidianamente avete fatto e ha concorso per farvi stare meglio. Ecco, una spiegazione un po' sui generis, però è un indicatore di benessere, ecco, quello che possiamo più o meno capire. Poi qui troveremo l'analisi del sonno, ha un'analisi del sonno molto accurata, che ovviamente adesso non è presente perché abbiamo appena impostato, e quindi vedete che tutti i contatori sono a zero, però ci riserveremo di verificarlo. Sono abbastanza tranquillo perché, ripeto, avendo un T-Rex 2, che stessa famiglia, stessa applicazione, stessi dati biometrici, quindi devo dire che mi trovo molto 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 bene. Come vedete ci ritroviamo lo stesso identico quadrante che ci troviamo sull'applicazione, quindi veramente funziona bene, ve lo consiglio. Quindi se dovete fare un regalo alla vostra ragazza, piuttosto che, non so, a qualcuno che vi sta a cuore e non avete un budget illimitato, diciamo che 31,2 grammi, come dicevo prima, una batteria che dura mediamente qualche giorno, dico qualche perché poi dipende ovviamente da che cosa
da che cosa si fa. C'è la possibilità di avere l'always on, quindi sempre in sottofondo la schermata per visualizzare le informazioni. Una batteria da 270 mAh, che insomma su un giocattolino di questo tipo assicura veramente delle buone prestazioni. A livello di risoluzione stiamo parlando di un 336x384 pixel per un totale di 309 ppi o ppi. GPS 5 satelliti, quindi è in grado di interpolare molto molto bene con una precisione molto elevata. Le dimensioni, vi dicevo, ricordano un pochino quelle dell'Apple Watch da 42, è un 41,8x36,66x9,1 mm di spessore. Subacqueo 5 atmosfere, 120 attività riconosciute, 7 delle quali in automatico, corsa, camminata, le più pratiche, diciamo. È possibile nuotarci, farci bagno, quindi veramente io più ne parlo più sono soddisfatto. Vi invito a provarlo, mi riservo di provarlo e di confrontarlo con quello che è il mio device Amazfit, che ho già al polso tutti i giorni. Apro una parentesi, vi metterò in descrizione il video precedente e tra poco sarà il momento di aggiornare il video, le mie opinioni su quello che è il mio T-Rex, quindi il T-Rex 2, quindi avremo insomma modo di parlarne. Che dire, mi sembra di aver detto tutto. Io adesso chiuso il video, andrò ad aggiornare subito quello che è il cinturino, perché mia moglie ha espresso la volontà di cambiare il cinturino, quindi provvederò subito a fare un po' di modifiche, provvederò a moddare un pochino quello che è questo orologio. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ricordo che la cosa migliore che potete fare è iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like e spero di farvi cosa gradita. Io vi aspetto per qualsiasi dubbio, perplessità, commento, richiesta, sapete dove trovarmi. E insomma, dai, forza che io ho bisogno di voi e niente, se posso esservi utile, voi siete utili a me e io cerco di essere utile a voi. Ancora grazie, un saluto dal canale Lo Testo. Ciao!